Buonasera ragazzi, vi faccio un video sull'armonia, parliamo di armonia stasera. Un video post-prandiale, post-cena. Mi sono fatto una bella pasta asciutta con la salsa di noci. Per chi non è di Genova, dalla Liguria, la salsa di noci è una salsa tipica genovese, ligure. Vieni a salutare, che ti vogliono salutare, vieni. Vieni. Si fa con le noci. La persa, che sarebbe la maggiorana, e l'olio extravergine di oliva, viene una crema bianca, grigio, marroncina, salsa di noci. Di solito si fa con i pansotti, che è una pasta ripiena tipica genovese, con dentro le erbette. Però ve la consiglio anche con la pasta asciutta, è molto buona. Tanto Nebbia vi saluta, visto che qualcuno chiede sempre di Nebbia, chiedono sempre di te, eh. Ora ti fai riposare un po' che faccio un video, capito? Se vuoi stare qui da assistente, stai qui da assistente, se no ti vai a riposare. Quindi per digerire, chiaramente accompagnata con due bei bicchierini di Gutturnio, io amo i vini piacentini, lo sapete. So che gli esperti di vino, i sommelier, il mio allievo Fausto, che saluto, dice no, il Gutturnio, c'è una croce sopra quella zona, invece no. Io amo il Gutturnio, i vinelli piacentini frizzanti mi piacciono tantissimo. Ci vorrebbe una grappetta per digerire, ne ho di molto buone che me l'hanno regalato i miei allievi, però da solo la grappa non la bevo, mi piace berla in compagnia, perché se bevi la grappa poi da solo marca male. Quindi niente, dopo questa prima parentesi canina e culinaria, di cosa vi parlo? Vi parlo un po' di armonia. Ieri sera rileggevo un po' Oblivion perché avevo in mano uno dei miei vecchi quaderni. Questo è un mio vecchio quaderno, e ho Oblivion manoscritta, la melodia, la chart di accordi, perché la suonammo in orchestra. Mi ricordo che la suonammo in orchestra in occasione di un concerto per il giorno della memoria. Tra le altre cose, eseguimmo anche Oblivion di Astor Piazzolla, che è un pezzo che io amo molto. E il titolo del video sarà: che cosa lega Astor Piazzolla a Vivaldi, Handel, Luigi Tenco, Carlos Santana, ma tanti altri. Allora, cosa li lega? Li lega l'utilizzo e l'uso della cosiddetta progressione. Generalmente, al giorno d'oggi, si parla di progressione come un giro d'accordi qualsiasi, no? La progressione armonica. In realtà, studiando l'armonia, specialmente l'armonia classica, con il termine progressione si va a definire un modulo armonico che si ripete, che si traspone. Vi faccio vedere questa cosa. Guardate questo giro di basso che vi faccio. Lo facciamo in do minore, che Oblivion è in do minore, Oblivion di Astor è in do minore, però possiamo pensarlo in qualsiasi tonalità, comunque lo vediamo in do minore. Guardate questo giro di basso, do, fa, guardatelo proprio anche a livello geometrico, si bemolle, mi bemolle, la bemolle, re, sol. Questo è il modulo che si sposta, lo vedete proprio anche a livello geometrico. Sono tutti salti di quarta. Cioè, che cosa vuol dire? Partendo da una nota, salto di una quarta, quindi da do, do re mi fa, vado a fa, da fa, fa sol la si, vado a si, in questo caso si bemolle perché siamo in do minore. Da si bemolle, si do re mi, vado a mi bemolle, da mi bemolle, mi fa sol la, vado a la bemolle, da la, la si do re, vado a re, da re, re mi fa sol, vado a sol, da sol, sol la si do, vado a do. Questa quindi è la nostra progressione, quindi un modulo che si sposta.
essere sia un modulo armonico, quindi di accordi. Quando si parla di armonia si parla sempre di accordi. L'armonia, ricordatevi, è l'arte di mettere insieme i suoni, di far stare insieme i suoni. È chiaro cosa è l'armonia? Mentre la melodia invece sono i suoni uno dopo l'altro consecutivi. Quindi potrà essere sia un modulo armonico, ma anche un modulo melodico. Quindi tutti questi grandi compositori sono legati dall'utilizzo più ampio o meno ampio della progressione. Ora, se noi andiamo ad armonizzare queste note in do minore, ci usciranno questi accordi. Do minore, il fa diventa un fa minore, il si bemolle diventa un si bemolle 7, il mi bemolle diventa un mi bemolle major 7, il la bemolle un la bemolle major 7, il re diventa semi diminuito o re minore settima quinta bemolle, sol diventa un sol 7 dominante di do minore, a cui ritorniamo. Sentite quanto è bello già questo giro d'accordi. Questa è una progressione. Vivaldi la utilizzò praticamente nel 99,9% dei suoi pezzi. Si trovano delle progressioni, siano esse modulanti o non modulanti. Modulazione in armonia e in musica significa cambiare tonalità. Modulare vuol dire passare ad un'altra tonalità. In questo caso invece vi ho fatto vedere una progressione, la più semplice, quella non modulante. Quindi restiamo sempre in do minore. E nasce proprio nel barocco, nel periodo barocco, nel 600, Paradisi, vari autori per violino, la scuola di violinistica italiana, quindi Vivaldi, quindi poi Handel, ma anche Bach stesso che si ispirò molto agli italiani. Quando Bach studiava musica da ragazzino, la musica degli italiani era vietata perché veniva considerata troppo innovativa e scandalosa quasi. E c'erano proprio questi schemi armonici, ma lui li studiava comunque di nascosto dal padre. Erano nascosti questi spartiti degli italiani dentro un mobile chiuso e lui riusciva a impossessarsi della chiave, a studiarli di nascosto, questi compositori italiani innovativi. Poi venne scoperto perché si sentiva lui che suonava queste musiche, no? Quindi questa è la progressione. Vivaldi, ma lo stesso Handel, per esempio George Frederick Handel, la celeberrima Passacaglia di Handel. La Passacaglia possiamo considerarla come uno standard dell'epoca e utilizza proprio questo giro armonico. Tema. La Passacaglia è composta da un tema e un discreto numero di variazioni, che tra l'altro ho trascritto per chitarra. Questo è il tema. Poi c'è una delle variazioni, quella stupenda. Dove possiamo sentire, tra l'altro, oltre che la progressione armonica, anche una progressione melodica, no? Perché utilizza di nuovo uno schema, un modulo.
Sentite che è uno schema anche melodicamente. Lo riprendo uguale e lo trasporta. Quindi abbiamo sia la progressione armonica che melodica. Lo stesso Santana, per esempio, ecco Carlo Santana, Europa, di nuovo che trovate nel canale una mia versione per chitarra sola. Questa è Europa di Santana, stessa progressione. Non è che sia un plagio, attenzione, i giri armonici non hanno il copyright. Quello che conta, quello che fa una canzone o un pezzo, la melodia, ragazzi, non il giro armonico, perché il giro armonico possiamo avere anche centinaia di pezzi sullo stesso giro armonico, non è un plagio, e sono schemi, sono dei cliché che si tramandano, nessuno inventa niente. Tenco, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Na 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 na. Oppure vedrai, vedrai, vedrai che passerà. Na 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 na. Bada di bu di da. La batteria che sentite è Nibbia che prova i piatti. In realtà starnutisce. Avete capito? Questa è la progressione, ragazzi. E Astor Piazzolla, da grandissimo qual è, anche lui la conosce e la utilizza. Quindi utilizza questo cliché, questo schema armonico, questo giro d'accordi, se vogliamo, possiamo dire. Però più che un giro d'accordi è proprio uno schema di intervalli che si sposta. E in Oblivion, il pezzo è proprio basato su questa progressione. Quindi lui fa do minore, quindi quattro battute di do minore. Ho sbagliato la nota. No, è giusta. Poi a un certo punto farà una modulazione, vedrete, dove va a si bemolle, settima diminuita, e poi do settima, nona bemolle, che in realtà sono lo stesso accordo, dominante di fa minore, che è il quarto grado di do minore, quindi un pezzo plagale, se vogliamo. Sentirete che c'è questa progressione che viene utilizzata con un ritmo armonico diverso, ritmo armonico del quanto dura ogni accordo. Sulla prima parte sentirete che abbiamo i cambi ogni due quarti, un, due, 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 tri, four.
Invece poi nel B del pezzo sentirete che il ritmo armonico diventa che ogni accordo vale 4 quarti. 3, 4. Ma la progressione è la stessa, evidentemente. Lui, dopo questo re semidiminuito, mette un re 7 che fa da dominante al sol 7, che a sua volta è dominante di do minore. Però il concetto è lo stesso. A un certo punto poi utilizzerà anche un altro stilema compositivo, un altro topos armonico, che è quello del basso discendente. Quindi nel punto dove da Fa minore arriviamo da qua, Si bemolle settima diminuita, Do7 nona bemolle che sono dominanti di Fa minore. Questo Fa minore poi incomincia a lavorarlo in questo modo, da Fa minore fa questo basso discendente, Fa basso Mi bemolle che porta a Re. Di nuovo, quindi questo basso che si muove in discesa è di nuovo un topos utilizzato un po' da tutti. Guarda, i soliti esempi che faccio, Don't Cry dei Guns, ma anche Yesterday dei Beatles, nel B c'è questa cosa, cioè è utilizzato da tutti veramente, Alleluia di Leonard Cohen, per dire i pezzi più conosciuti, ma De Gregori ha fatto un'intera carriera sul basso che si muove, no? Su questo basso discendente armonizzato, che è leggermente diverso da questo, ma il concetto è sempre che l'armonia, ricordatevi, nasce dal basso, dai bassi. Quando studiate armonia, studiate il basso armonizzato, cioè studiate una linea di basso e sopra andate a costruirci gli accordi. Gli accordi, ricordatevi, ragazzi, nascono dai bassi, dal grave, perché le armoniche, gli armonici, cioè quei suoni che si vanno a sovrapporre al suono principale, nascono dal basso e vanno a stratificarsi in questo modo. Quindi a livello anche fisico e psicoacustico, no, a livello acustico più che psicoacustico, l'armonia nasce dai bassi, dal basso. Poi si potrà anche armonizzare una melodia, cioè partire da una melodia acuta e metterci gli accordi sotto. Ma la nascita dell'accordo nasce sempre dal basso. Va bene, ragazzi, quindi il basso è fondamentale. Quindi questo basso discendente utilizza. Che poi lo riutilizza anche in do minore. Per andare qua. In realtà io qui ho scritto un accordo che è la bemolle major 7, ma secondo me, essendo un fa diesis, la melodia è un re settima. Non lo so, ora vediamo quando la suono cosa ci mette. Questo è il pezzo. Quindi avete capito che cosa lega Vivaldi a Handel, a Carlo Santana, a Luigi Tenco e quindi ad Astor Piazzolla, questa progressione. Anche altre cose li legano, è chiaro, però ho preso questo elemento per fare questa lezione. Quindi ora mettiamo Oblivion di Astor Piazzolla e vi faccio sentire gli accordi sotto, va bene? Non ci soffermeremo troppo sul ritmo. Il ritmo che ci sta sotto è il classico ritmo di tango argentino di Piazzolla, quindi il 3 più 3 più 2, quindi è una mezza clave, se vogliamo, no? Ma non ci interessa adesso il ritmo oggi, ci interessa l'armonia e capire questo giro d'accordi, ora lo sentiamo sotto questo pezzo. Spero che il balance tra chitarra e casse sia buono, perché entro qua, esco da qua, vado in una cassa. Eccola qua. Questo punto qua è la progressione, ora ve lo faccio vedere. Che bello sto pezzo, ragazzi. Quindi, parte subito, vediamo se riusciamo. Quindi, inizia in do minore, sono quattro battute di do minore. Ora occhio, eh. L'avete vista la progressione?
Ora va avanti, altre quattro battute di do minore. Ora attenti che arriva la modulazione. Guarda che vi dicevo, fa minore. Basso discendente. Re semi diminuito. Sol settima nona bemolle. Do minore. Basso discendente del do minore. Sol 7 e torna a do minore. Ora qui arriva la progressione di nuovo, ma con il ritmo armonico più lungo. Senti che bello questo punto. Piango, ve lo giuro. Stupendo questo punto. Brividi proprio. E poi riprende. Riprende il tema, quindi A, e rifà tutto uguale. Da capo al fine rifà quello praticamente. Occhio, perché abbiamo visto un punto, non so se l'avete notato, nel secondo giro della progressione, no scusate, fra le due progressioni, lui fa... questo accordo qui, mi settima diminuita, mette questo accordo perché riporta a fa minore, cioè questo mi settima diminuita in realtà non è altro che un do 7. Sentite che se io vi faccio, vi rifaccio la progressione perché mi piace tantissimo. Allora, questo mi settima diminuita, senti che se io vi faccio mi settima diminuita fa minore o do 7 fa minore, è lo stesso accordo. È semplicemente un do settima nona bemolle armonizzato sul mi, quindi sulla terza, togliendo la tonica. Quindi l'accordo di settima diminuita non è altro che un accordo di dominante senza la tonica. Un accordo di dominante con la nona bemolle senza la tonica. Non so se mi sono spiegato, comunque questi concetti, se non capite cosa dico, ve li andate anche ad approfondire. Digitate accordo di settima diminuita e ve lo studiate. Accordo di dominante, ve lo studiate. Dominante è l'accordo che nasce sul quinto grado di una tonalità, o in questo caso una dominante secondaria, in quanto questa dominante, questo do 7, non è dominante di do minore, che è la tonalità di impianto. Questo do 7 è un momento di dominante che porta a fa minore. Avete capito, ragazzi? Voglio risuonare questa progressione insieme ad Astor, perché queste sono le gioie della vita. Il gutturno, la pasta con la salsa di noci, il cane. Mamma mia, qui come apre. Mi sento male. Eccola.
minore, si bemolle, mi bemolle, la bemolle. Poi mette il re 7 qui perché fa da dominante secondaria del sol, che è a sua volta dominante di do minore. Scusate se mi emoziono, ragazzi, con questa musica, ma questa progressione mi è sempre piaciuta. Io adoro la musica barocca, mi piace Vivaldi, mi piace la melodia, mi piace. Quindi la progressione mi è sempre piaciuta e mi ha sempre emozionato questo modulo che si sposta, è bellissimo. È sentito fatto qua, ragazzi, Piazzolla, poi i ricordi dell'orchestra, Oblivio, bellissimo. Basta, chiudo questo video così. E vi saluto, quindi spero di avervi dato qualche spunto e anche un po' di apertura mentale. Un po' di apertura mentale, in quanto la musica non ha confini, i confini ce li avete voi nella vostra testa. Visto che siamo passati nell'arco di 300 anni su compositori anche molto diversi, ma ci sono cose come la progressione o il basso discendente che legano i compositori e che ci portiamo dietro, che ci tramandiamo, perché siamo seduti sulle spalle dei giganti, quindi non inventiamo niente, noi possiamo vedere avanti perché siamo seduti sulle spalle dei giganti. Quindi noi con la chitarra, qualunque genere voi suoniate, ricordatevi che siete seduti sulle spalle anche di Vivaldi, di Handel, di Astor Piazzolla, capito? Qualunque genere voi suoniate, non inventate niente. Vi saluto, ragazzi, alla prossima, e viva questi topos, questi schemi che funzionano, cioè come lo schema di Cenerentola, no? Il topos di Cenerentola, che poi viene ripreso in Pretty Woman e in mille altri film, no? Cioè, è bello studiare i topos. È bello perché hanno dentro un qualcosa in comune fra tutti gli esseri umani di varie epoche. Ecco, mettiamola così. Questo tipo di giri armonici emozionavano all'epoca, emozionano adesso e emozioneranno anche in futuro. È chiaro il concetto? Vi lascio, alla prossima.